Lezione 21e, tecnica dello strumento, introduzione all'uso del plettro, di pagina 156. In questo video introduciamo alcuni aspetti di come usare il plettro sul basso. Chiaramente il plettro sai che cos'è, è questo pezzo di plastica di forma ovale, io ne ho uno così, poi ci sono di varie forme, quelli un po' più grandi, un po' più piccoli, più duri, più morbidi. Io ne uso uno heavy, abbastanza durettino, ma non è un problema, ognuno può scegliere il tipo che vuole. L'importante è capire come si tiene in mano, cioè come deve essere tenuto per funzionare. Per funzionare c'è bisogno che la mano faccia sporgere pochissimo, 3-4 mm, mentre lo tiene fermo tra pollice e indice, sporga 3 o 4 mm sotto, in modo da poter colpire la corda. Vicino alla tastiera ho un certo suono. Se vado vicino al ponte, un suono più metallico. Bene, dopo questa introduzione, dopo quindi questo piccolo consiglio su come iniziare ad usarlo in maniera alternata, usando le gosnote anche per iniziare a usarlo sulle linee che fai, ci possiamo vedere al prossimo video, che invece è dedicato al basso rock, agli esempi, altri esempi di basso rock. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!